diversi. Questa volta ho ricominciato il gameplay lavorando già direttamente nella piramide. E adesso mi sto accingendo a eliminare alcuni blocchi per poter scendere in questo bellissimo antro. Come potete vedere, ho isolato la zona per essere sicuro di non essere rotti i coglioni alle spalle, perché spesso capita in queste situazioni. Allora, come possiamo provvedere? La piramide ha un solo sistema di difesa, una pressure plate piazzata al centro, carica di vento sotto, per cui bisogna sfondare un lato, arrivare a una cesta e il più possibile e una volta arrivati nella giusta posizione romperla, e in questo modo possiamo sfondare l'arenaria, eliminare la dinamite e nel caso prendercela. La cosa importante adesso è verificare cosa ci sta dentro a queste nuove ceste che abbiamo trovato. E io spero tanto che ci sia un libro di magia come quello che ho già trovato. Però devo fare un poco di spazio nell'inventario. Prima di tutto trasformiamo l'arenaria in arenaria levigata, che potrà essere utile in seguito. Secondo, facciamo una bella buca. E adesso, con tutta calma, ci buttiamo dentro tutto quello che non ci servirà, tipo la lana, che in questo momento è la cosa che ci serve meno. Cominciamo bene. Armatura di diamanti, armatura d'oro, armatura di diamanti. Beh, potremmo guardare almeno 2 o 3 cavalli, visto che ho le selle, le ossa sono buone. Il cervello di zombie non mi serve, la sella invece sarà utile. Oro, ossa e un'altra sella. Ecco, adesso incomincia a venire il problema. La sella me la vorrei prendere anche altra. Il problema è dove cazzo la piazzo? Ma certo, eliminiamo questa che non ci serve e ci prendiamo la sella. Ossa e oro, molto bene. Questa spedizione nella piramide è andata meglio del previsto. Non meglio come le altre piramidi che ho trovato, ma decisamente meglio. Sinceramente adesso vorrei prendermi altre cose. Tipo questa bella arenaria secellata. Dicono che è difficile trovarla e che non si trova di certo da nessuna parte, se non nelle piramidi o nelle ziggurat. Per cui penso proprio che me la terrò. Ora scusate un attimo che cerco di raccoglierla tutta, possibilmente. E voilà, ultimo pezzo. E adesso possiamo risalire. Non intendo rimanere qua giù per molto tempo come l'altra volta. Visto che è ancora giorno, mi conviene farmi questa bella torre e per sicurezza isolare tutta la zona. Naturalmente spareranno mostri a raffica, ma non fa niente. Voglio avere la possibilità di tornarci in seguito. Per cui non voglio che ci entri qualcun altro. Una volta chiuso tutto, potrò tranquillamente uscire fuori e andarmene verso il villaggio, dove spero che i villici siano ancora tutti vivi e che abbiano almeno cambiato in parte il loro modo di fare affari. Non credo che servano tante torce, quindi prenderò via un po' di queste, che a me sono molto più utili. E dopo che ho raccolto le torce necessarie, possiamo tranquillamente rompere i vetri e uscire.
tanto i vetri che ho fatto erano solamente un esperimento di colorante. Adesso un attimo per vedere che non ci siano ospiti non graditi. Ok, tutto a posto. Sigilliamo e torniamo al villaggio. Prima della partenza ho un po' di cose da fare. Voglio sistemare meglio il mio inventario, eliminare le cose che evidentemente non serviranno per il viaggio di ritorno. E infine ci metteremo in viaggio. Eh già, ho abbastanza materiale, abbastanza cose per poter tornare a casa e depositarle. Però mettiamoci in sicurezza per sicurezza. Come vedete, ho trasformato un po' questa casa. È diventata ariosa, divertente, simpatica. E adesso dobbiamo sistemare un po' l'inventario. Cercherò di fare in fretta, non voglio eccessivamente rompermi con lui. E voilà, una bella carica esplosiva creata con la sabbia rossa. Quanto pare non solamente per fare il blocco, ma anche per fare molto bene. Casino. Scegliere cosa buttare e cosa fare. Ma io potrei fare una cosa molto più semplice. Potrei semplicemente lasciare in questa cassa alcune cose e poi portarmi solo quello che mi serve. Però prima di andarmene voglio fare una cosa. Siccome questa zona l'ho scoperta per pura fortuna, ritengo che non sia male costruire un mezzo di simulazione che mi permetta di ritrovarla nel caso ritorno in questo deserto. E, come si dice, il miglior modo per segnalare una zona è creare una torre di segnalazione, come fa sempre Papi Snerco. Anche se lui cerca di costruirla stando vicino a un po' d'acqua, così può saltare e salvarsi. Ma qui di acqua ce n'è veramente poca, quindi ho intenzione, come vedete, di costruire due torri gemelle parallele, metterci sopra delle torce in modo da creare un segnale visibile anche dalla distanza. Non è il caso di mettermi sul bordo in questo momento. Se cado da quell'altezza mi faccio veramente molto male, e in questo momento non è il caso. È più comodo e più semplice costruire un'altra volta la torre, posizionare un'altra fiaccola in modo tranquillo senza correre troppi rischi. Sì, sono sicuro che se fossi in modalità sopravvivenza non me ne fregherebbe niente di schiattare, ma visto che sono in modalità hardcore, schiattare è un'eventualità che vorrei evitare, anche se molti che vedono i video sperano che cada e la se ne finisce. Mi dispiace, io voglio farla durare il più a lungo possibile, e più tempo riesco a vivere, più la serie si allunga. E non lo faccio solamente per me stesso, ma anche per dimostrare a Papa Snerco che la sua ispirazione ha funzionato. Ok, posso dire chiaramente che è arrivata l'ora di levare le tende. Per cui, sperando di non trovare traffico, sperando di non trovare troppi stronzi, e soprattutto sperando che non lagga troppo il server, tornarcene a casuccia bella. Poi se evito di rompermi le ginocchia sarebbe anche meglio. Sia chiaro, io non intendo
farvi vedere tutto il viaggio di ritorno. Primo, perché sarebbe una rottura di palle. Secondo, perché non credo che lo apprezzereste. In fondo, fino adesso non ho avuto nessuna richiesta di far vedere tutto il viaggio di ritorno, per cui se vi accontentate di questo, meglio per voi. L'unica cosa importante è che devo verificare che la bussola indichi la direzione giusta. Per cui, credo proprio che ci possiamo salutare qui e al massimo ricomincio a registrare appena arrivo a casa. E c'è una cosa da dire. C'è una cosa che devo assolutamente farvi vedere che è successa durante il viaggio di ritorno. Non ci crederete. Come vedete, sono a casa. Il fattore è che non sono da solo. Mentre tornavo a casa ho incontrato questi due simpatici amici e, avendo a disposizione un bel po' di ossa, ho pensato: perché non li addomestico e non li porto con me? E vi assicuro che sul viaggio di ritorno sono stati decisamente molto utili. E visto che rimarranno con me, è giusto che abbiano un posto ampio dove vivere. Lui è entrato, seduto. Lui invece, a quanto pare, si è compenetrato col muretto e non ne vuole sapere di uscire. Vabbè. E allora vuol dire che tu ti siedi fuori. Va bene, è bello tornare a casa dopo tanti giorni di vacanza. Ed è bello essere un coglione che si fa sbattere la porta in faccia. Sono a casa, tesoro. E l'ho detto un'altra volta. Ok, ma velocemente metto a posto l'inventario, svuoto, mi levo dai coglioni tutto quello che serve. Naturalmente questa parte sarà molto veloce perché penso che farò un taglietto, forse. Dipende da voi. Ma penso che forse mi interessa di più vedere quanta roba ho. Devo ammettere che ormai le mie ceste sono un casino. L'importante è sistemare il meglio. Poi magari nei prossimi giorni farò un po' di ripulista e metterò a posto. Però per il momento metto tutto dove capita, o perlomeno tutto dove sta spazio. Finalmente ho modo di utilizzare tutta quella cervella di zombie. Le cose sono andate molto bene in questa spedizione. E adesso devo solamente... Ecco, lo sapevo. Le texture pack incominciano a fare capricci. Vabbè, ho livellato abbastanza per mettere in sesto l'arco. 20 punti esperienza sono più che sufficienti. Me ne restano 15, vuol dire che dovrò darmi molto da fare nei prossimi giorni. Ora dovrò incominciare ad andare nuovamente in miniera e dovrò livellare parecchio. Se voglio potenziarmi l'armatura e anche le altre spade, devo livellare parecchio. Sinceramente non so che altro dire. Questo viaggio è stato interessante. Ho avuto modo di prendere molte cose. E decisamente, ora che tengo due cuccioli da accudire, mi dispiace, ma non credo che partirò molto presto. Prima di tutto voglio procurarmi delle tagliette perché non le ho dei nomi. È giusto dare dei nomi ai propri cuccioli. E con le targhette, ogni volta che li punterò, vedrò il loro nome. Naturalmente voglio anche farli accoppiare, perché ho giusto 4 nomi molto interessanti in testa e li voglio dare. Ma questo sarà una sorpresa, non ve lo dico, dovrete vedere nel prossimo episodio. E adesso, per finire la cosa in modo molto simpatico, me ne vado sulla mia torre
E guardando il mio mondo dall'alto, vi dirò a tutti quanti voi, alla prossima puntata, sempre se ci starete.